Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6, in apertura come al solito il bollettino riguardante la situazione delle persone positive, il punto dunque sul contagio da coronavirus nella regione Abruzzo, bollettino aggiornato alle ore 16, dunque nella metà del pomeriggio. In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza sono stati registrati 89 casi positivi al Covid-19 diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara. 42 pazienti sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 14 in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus il laboratorio di Pescara ha eseguito 958 test, di cui 440 sono risultati negativi. La differenza tra il numero dei test eseguiti e gli esiti è legato al fatto che più test vengono eseguiti sullo stesso paziente. Nel totale viene considerato anche il numero degli esami tuttora in corso. Dei casi positivi, 9 si riferiscono alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 23 alla ASL Lanciano Vastochieti, 48 alla ASL di Pescara e 9 alla ASL di Teramo. Va precisato che il numero elevato di casi registrati a Pescara è anche legato al fatto che al Santo Spirito accedono pazienti provenienti anche da altre aree della regione. Lo comunica il Servizio Prevenzione e Tutela della Salute della regione. Poi un altro aggiornamento che arriva dalla ASL di Lanciano Chieti Vasto. Dopo il caso dell'anziana ricoverata al reparto di ortopedia di Lanciano per un trauma e trovata positiva al test del coronavirus, è stata adottata la misura precauzionale di sottoporre all'esame anche gli altri 10 degenti. I risultati hanno evidenziato la positività per 3 di loro che presentano lievi sintomi, mentre 3 sono negativi. Per altri 4 si attende ancora il risultato del test. In base alle condizioni cliniche di ciascuno, nel giro delle prossime ore i ricoverati saranno dimessi oppure trasferiti secondo il percorso stabilito dall'azienda per i pazienti positivi e negativi all'interno delle strutture sanitarie. A trasferimento ultimato, i locali saranno sottoposti a una nuova sanificazione profonda dopo quella già effettuata. Proseguiamo, appello del sindaco di Silvi, Andrea Scordella, appello via social a tutti i suoi concittadini dopo il primo caso di positività registrato in città che attualmente si trova nel nosocomio di Teramo. Vediamo dunque questo video che è anche un appello alla prudenza, soprattutto a restare a casa, del sindaco di Silvi. È il primo caso a Silvi, naturalmente è un caso circoscritto, però dobbiamo tenere alta l'attenzione. Mi raccomando, non uscite di casa, adesso non si scherza più, abbiamo il primo caso sul territorio, dovete stare a casa, non dovete uscire, dovete uscire solo per estrema necessità. Ho appena fatto un'ordinanza dove ho disposto la chiusura dei parchi, dei giardini e delle piazze. Non è possibile che vedere gente che si ferma ai giardini, alle piazze a leggere il giornale lo leggete a casa. Se dovete uscire per necessità, solo in transito, non si staziona da nessuna parte, non voglio vedere persone, non voglio vedere gruppi, voglio vedere soltanto cittadini rispettosi per l'uni e per gli altri. Abbiamo bisogno di collaborazione, ce la possiamo fare e sicuramente dobbiamo arginare questa infezione, però senza l'aiuto di tutti non ce la si fa. Mi raccomando, dateci una mano, ve lo chiedo con il cuore, dobbiamo tutelare tutta la collettività di Silvi. Il presidente della provincia di Pescara e sindaco del comune di Colle Corvino, Antonio Zaffiri, ha chiesto espressamente alla regione Abruzzo la possibilità di snellire le procedure di comunicazione dei pazienti con tampone positivo al Covid-19. Questo, spiega Zaffiri, aiuterebbe i singoli sindaci a tenere sotto controllo la situazione del proprio comune. Il servizio della redazione di Vestina News. Presidente della provincia Zaffiri e sindaco di Colle Corvino, ecco, volevo fare il punto sulla situazione del Covid-19 nella nostra provincia. Molti sindaci purtroppo sono abbandonati a notizie che non arrivano e a misure che non riescono a sopportare da soli. Questa è una delle problematiche che noi sindaci riscontriamo, e cioè che non abbiamo notizie delle persone che sono in quarantena sul nostro territorio o che sono risultati positivi al Covid-19.
E abbiamo già chiesto alla Regione Abruzzo proprio di snellire quel passaggio dove viene comunicato al sindaco e alla prefettura, soprattutto per dare anche sostegno a quelle famiglie, perché se sono in quarantena e comunque non stanno bene fisicamente, hanno la necessità di un aiuto, il comune per il tramite della protezione civile o le persone preposte, con tutte le precauzioni del caso ovviamente, può dare sostegno. Il concetto è quello di stare a casa, deve passare il concetto che siamo tutti in quarantena, tutti, si esce solo per reperire beni di prima necessità, soprattutto diciamo, per salvaguardare se stessi, ma soprattutto per salvaguardare i propri cari. In tanti hanno chiesto anche come fare a lavorare per quelle persone che vendono beni di prima necessità, però non hanno un negozio. Chi ha l'itinerante può uscire e consegnare, cioè fare il proprio lavoro, perché il concetto è che se un genere alimentare fa il servizio a domicilio, anche l'itinerante è come se fosse, tra virgolette, una consegna a domicilio. Il venditore ambulante può uscire sul territorio e vendere. È vietato il mercato, per esempio il mercato coperto è possibile tenerlo aperto, il mercato all'aperto no. Molte persone ci telefonano per reperire mascherine e guanti. Mascherine e guanti innanzitutto vanno usati con oculatezza e non necessariamente sempre. Vedo molte persone che magari passeggiano con la mascherina, molte persone singole ovviamente, perché non si può passeggiare in gruppo, questa è un'altra cosa vietata. Oppure i guanti possono essere molto pericolosi, perché noi pensiamo che il virus può essere, noi, il nostro contagio può avvenire solo per le vie aeree, quindi noi dobbiamo stare attenti, attentissimi a quello che tocchiamo, perché le nostre mani sono il veicolo che può trasferire il virus tramite occhi, naso, bocca. Il concetto è quello di lavare le mani sempre, evitare di toccare più oggetti non conosciuti fuori dall'abitazione e disinfettarsi continuamente. I controlli ci sono, anche noi come provincia di Pescara abbiamo due pattuglie, una nell'area Vestina e una nella Val Pescara, che fanno i controlli, perché è giusto che sia così, oltre alle polizie municipali, oltre ai carabinieri, polizia, forze dell'ordine in generale. Il controllo ci deve essere, perché non, in questo frangente non bisogna essere egoisti, non bisogna cercare l'escamotage per uscire di casa a tutti i costi, no, facciamo gli italiani veri in questo momento responsabili, diamo un segnale di responsabilità concreta, restiamo a casa. Ed ora un aggiornamento sulla vicenda della paventata sospensione dei cantieri nella nostra regione. Il governo, nella persona dei ministri Di Michele e Boccia, si è impegnato a inserire domani una norma apposita nel decreto legge in corso di approvazione, una norma con la quale le aziende che non possono garantire il rispetto delle misure di protezione e sicurezza dei lavoratori devono sospendere i lavori, vedendosi riconosciuta la causa di forza maggiore e la cassa integrazione per gli operai. Si attende solo che le parti sociali condividano tale testo con il governo entro stasera, approvando anche le relative linee guida. Se verrà confermata questa anticipazione che il ministro De Micheli ha personalmente fornito al presidente della regione Marsiglio durante la videoconferenza odierna, verranno quindi soddisfatte le esigenze e le condizioni poste dalla regione Abruzzo già da ieri, tese a tutelare la salute pubblica e la serenità di imprese, maestranze e cittadini, rendendo così superflua l'emanazione di una apposita ordinanza regionale. Sempre al vaglio del governo regionale c'è la sospensione di tutti i ricoveri programmati, sia medici che chirurgici, per lasciare posti letto liberi da dedicare ai pazienti Covid-19. La decisione potrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore. Vediamo il servizio di Alfredo Primante.
Sospensione di tutti i ricoveri programmati è la decisione che a breve dovrebbe essere ratificata dal governo regionale e che è stata annunciata dall'assessore alla sanità Nicoletta Veria a conclusione della riunione del CREA, il Comitato Regionale delle Emergenze, che si è tenuta questa mattina a Pescara e le cui deliberazioni saranno recepite in un successivo provvedimento. Al fine di favorire il massimo utilizzo possibile delle terapie intensive e la disponibilità di personale sanitario per fronteggiare l'emergenza Covid-19, dunque, si va verso la sospensione dei ricoveri programmati, come detto, sia medici che chirurgici, in tutte le strutture pubbliche sedi di pronto soccorso. In più, per i pazienti provenienti dai pronto soccorso, sarà possibile effettuare solo ricoveri con carattere d'urgenza non differibili. Sono esclusi dai ricoveri programmati gli interventi oncoematologici di classe A e di alta specialità. Proseguiranno anche l'assistenza al percorso nascita e le interruzioni volontarie di gravidanza. I ricoveri in regime di day hospital poi seguiranno lo stesso percorso già delineato per la specialità ambulatoriale, vale a dire che sarà salvaguardata l'attività dedicata ai percorsi oncoematologici e alle prestazioni legate alla continuità assistenziale o terapeutica. Anche i privati, ha dichiarato sempre l'assessore alla sanità, per tutto il periodo dell'emergenza saranno tenuti ad accogliere i pazienti no Covid nel caso dovesse rendersi necessario il loro trasferimento dalle strutture pubbliche, rimodulando allo stesso tempo le loro attività di elezione. I direttori generali delle ASL hanno la responsabilità, nel rispetto dei requisiti e delle indicazioni del Ministero, di individuare le strutture Covid Hospital, provvedendo all'adeguamento dei necessari requisiti strutturali, funzionali e di personale. Disciplina più stringente anche per le visite ai degenti. L'accesso a parenti e visitatori nei reparti sarà consentito solo durante l'orario di visita e a un solo visitatore per paziente. Infine, divieto d'ingresso a tutti coloro che presentano patologie simili influenzali. E la Giunta regionale sta per varare una legge specifica per contrastare la crisi generata dalla pandemia da coronavirus. Per saperne di più ci colleghiamo con Paolo Renzetti, in sua compagnia c'è l'assessore regionale Mauro Febbo. Buonasera Paolo. Buonasera, buonasera Andrea, un cordiale buonasera ai nostri telespettatori in visione. Hai detto bene, siamo con l'assessore regionale al turismo e alle attività produttive Mauro Febbo, siamo in collegamento diretto da Chieti. Ringrazio innanzitutto l'assessore Febbo per aver accettato il nostro invito, grazie assessore. Grazie a voi. Allora, prima di addentrarci anche in quello che è accaduto oggi con la sua proposta che riguarda un aiuto concreto alle aziende e alle imprese abruzzesi in questo momento davvero critico per l'emergenza coronavirus, io le volevo fare una domanda un po' più generica, generale. Lei è amministratore di questa regione da tanti anni, più volte assessore regionale, presidente della provincia di Chieti, è sicuramente il momento più difficile da quando lei è impegnato come amministratore pubblico. Sì, l'altro momento è stato l'Aquila, qui però credo che la situazione sia un po' più complessa, un po' più difficile, c'è questo nemico peraltro invisibile che bisogna combattere, quindi credo che sia veramente un momento difficile per la regione Abruzzo, ma per l'intero pianeta, credo forse insomma, l'Italia, anche se con ritardo, ha capito il problema e si sta adeguando. Quello che ci preoccupa in questo momento è che sono a tante altre nazioni vicine a noi che forse il problema non l'hanno capito e credo che i danni purtroppo poi ricontinueremo a pagare anche noi. Allora, parliamo proprio, diceva il collega Andrea Costantini da studio, quello che è accaduto nelle ultime ore, ha inviato alla stampa questa nota che riguarda questo provvedimento di legge che varerete a breve per quanto riguarda un aiuto concreto alle imprese abruzzesi in questo momento delicatissimo e anche in prospettiva di quelli che purtroppo saranno gli esiti, le conseguenze di quello che sta accadendo. Ma è un provvedimento intanto che va collegato diretto con il decreto che deve uscire tra stasera e domani, quello delle misure economiche da parte del governo nazionale, perché è chiaro che le misure più importanti e dirette sia alle famiglie sia alle imprese sono quelle del governo. Noi arriviamo un po' indirettamente e comunque dobbiamo fare e possiamo fare diverse cose, un provvedimento che già in giunta avevamo discusso, un provvedimento su cui hanno lavorato tutte le direzioni, i miei colleghi, da cominciare dal collega Fioretti del Lavoro, in produzione
prudente per l'agricoltura, l'Iris per il bilancio e per i trasporti da Annundis, quindi è stato un lavoro collegiale. Non ho nominato la collega Verì per il semplice fatto che è impegnatissima, credo che veramente gli mando veramente un abbraccio perché so quello che sta facendo e quel che, come si sta impegnando, ha visto la Giunta nella sua interezza impegnata con l'aiuto importante del Presidente Sospiri, anche perché l'ufficio legislativo del Consiglio ci ha dovuto dare una grossa mano, perché noi vorremmo che questo provvedimento fosse portato urgentemente in Consiglio, accettando il contributo di tutti, anche la maggioranza, i capigruppi sono stati informati, hanno anche loro lavorato su questo provvedimento, vorremmo che anche le minoranze, le opposizioni, come si vogliono chiamare, ci aiutassero a prendere questo provvedimento nel più breve tempo possibile, magari utilizzando lo stesso stratagemma che è stato usato alla Camera e al Senato, far partecipare al Consiglio solamente i capigruppi e quindi con il voto ponderato. Io credo che si possa fare, il Presidente Sospiri sta lavorando su questo, sta sentendo i capigruppi, perché è un provvedimento che almeno accompagna quelle che sono alcune misure immediate da parte del governo nazionale, nel senso che le tasse regionali, le imposte regionali vengono sicuramente sospese, i bandi che sono stati emanati sia dal mio assessorato sia da quello del collega Imprudente vengono chiaramente posticipati, quindi non ci saranno scadenze. Noi abbiamo alcune, sia io sia il collega Fioretti, abbiamo nell'ambito delle società in house, abbiamo molti piccoli imprenditori che devono rimborsare finanziamenti. Quelli saranno sospesi grazie a questo intervento, quindi abbiamo una serie di risposte concrete immediate da dare. Poi ci sono quelle un pochino più complesse su cui abbiamo la necessità di confrontarci, su cui abbiamo la necessità di avere l'aiuto, il sostegno anche delle organizzazioni sindacali e soprattutto datoriali. Abbiamo le risorse europee a disposizione che devono essere rimodulate, possono essere rimodulate proprio oggi. La Comunità Europea si è resa disponibile nei confronti del Governo nazionale ad aprire a questa rimodulazione e quindi abbiamo risorse importanti che possiamo immettere nel mercato, soprattutto andando incontro a tutte le partite IVA, a tutte le partite IVA, senza distinzioni tra artigianato, commercio, industria, agricoltura, a tutte le partite IVA, perché in questo momento credo che ci sia bisogno di un intervento di sostegno a tutti e di dare soprattutto liquidità, quindi rimpinguare il fondo del microcredito, insomma una serie di importanti provvedimenti che grazie a questa legge riusciremmo a portare avanti, con, ripeto, diciamo attendendo domani o questa notte il governo, e da lunedì potremmo lavorare su queste altre misure. Prima di parlare dell'altro settore che sta attraversando un momento molto delicato e che la riguarda direttamente, perché tra le sue deleghe quello del turismo, le volevo chiedere un'altra cosa, perché fino a pochi minuti fa lei sta lavorando incessantemente, è stato anche a colloquio con il professor Parruti che è al vertice della task force regionale per quanto riguarda del materiale sanitario, delle tute speciali che dovrebbero arrivare nelle prossime ore per i sanitari degli ospedali abruzzesi. Sì, insomma, la nostra protezione civile si è attivata e grazie anche peraltro alle variazioni di bilancio che sono state fatte siamo riusciti a acquistare un importante stock di tute, di mascherine eccetera, che chiaramente però purtroppo la consegna è tra lunedì e martedì. Gli ospedali hanno sollecitato, il Presidente Marsilio da questa mattina sta facendo appelli, mi ha chiamato e mi ha chiesto di chiedere sostegno alle grandi aziende abruzzesi, che quelle soprattutto che fanno le verniciature, perché negli ospedali abbiamo la necessità per sabato e domenica di tute particolari che vengono utilizzate nelle aziende che fanno questo tipo di lavoro. Purtroppo la qualità, il modello ci ha limitato un po', comunque grazie a grandi aziende come la Severe, la Honda, la PR, insomma diverse aziende che si sono date subito disponibili, qui la solidarietà credo che sia totale, quindi vanno ringraziate, così come va ringraziata la famiglia De Cecco per l'acquisto di 10 ventilatori, ma insomma i contributi stanno arrivando da tanti privati. Insomma, siamo riusciti poco fa di assistere in diretta alla telefonata della Sevel e quindi all'indicazione che ho chiesto al professor Parruti di capire dove portare queste nuove
tutti che sono arrivati, ci dobbiamo dare da fare un po' tutti e tutti siamo a disposizione, insomma, se ognuno di noi fa il proprio dovere, segue quelle che sono le indicazioni della scienza e dei medici, io credo che nel giro di 15-20 giorni avremo belle notizie. Assessore, parliamo del turismo, lei qualche settimana fa era stato alla Borsa Italiana del Turismo a Milano, quando ancora la situazione non era così grave, anzi non si sapeva quasi cosa fosse il Covid-19, il coronavirus. Turismo della nostra regione, il turismo in Italia pagherà delle grosse conseguenze per quanto riguarda questa emergenza. Tra l'altro siamo a pochi giorni dalla Pasqua, ma a poche settimane dall'inizio della stagione estiva. E cosa si sente di dire ai tanti operatori turistici della nostra regione? Ma intanto che credo che sia il settore che da subito è stato il più colpito, perché sono saltate prima immediatamente tutte le prenotazioni, quelle che riguardavano la settimana santa, quindi Pasqua, il primo periodo importante delle ferie che vengono prese, poi immediatamente dopo sono partite quelle per tutta la stagione, quindi veramente un danno enorme. E quando si parla di turismo io parlerei anche però degli altri settori che spesso non vengono menzionati, perché poi il settore turistico non è solo quello alberghiero, ce ne sono tanti, a cominciare per esempio dal turismo termale, insomma ne potrei indicare tanti. C'è soprattutto la ristorazione che è collegata con il turismo, ma non è turismo che ha avuto danni. Mi sento di dire che come sempre dopo una guerra, perché questa è una guerra, c'è la ricostruzione e poi di solito c'è il benessere, quindi di avere forze, di avere coraggio, di resistere, vi siamo vicini. E io credo che poi da questi mesi terribili, da questa annuata, perché non credo che nel 2020 riusciremo poi a riportare su l'economia, comunque ci proviamo e ci proveremo, stiamo lavorando a diretto contatto con l'Enit, perché la promozione che si fa ogni anno, quest'anno sarà una promozione, la chiamano domestica, perché saranno gli italiani che rimarranno in Italia, noi dobbiamo essere bravi a portare oltre gli abruzzesi, a girare per l'Abruzzo, ma a portare gli italiani in Abruzzo, e quindi faremo un certo tipo di promozione cercando di limitare i danni, per poi credo che potremmo ripartire alla grande. Quindi insomma, l'Abruzzo farà la sua parte, la regione Abruzzo sarà costantemente accanto a tutti gli operatori, soprattutto per ricevere quelle indicazioni che sono necessarie a superare questi momenti terribilissimi. Prima di salutarla, a proposito del settore turistico, state pensando però a qualche provvedimento immediato per far fronte all'emergenza delle prossime settimane? Guardi, io ho riunito la Commissione Turismo Nazionale di cui presiedo il 3 marzo, diciamo che è stata la riunione al primo decreto che è stato emesso dal Ministero, quindi insomma, abbiamo dato delle indicazioni che io spero e mi auguro vengano calate, perché quelle indicazioni che abbiamo dato, siamo stati la prima commissione a essere riunita, abbiamo trasmesso alla conferenza delle regioni, il Presidente Bonaccini che la presiede ha fatto proprie queste richieste e le ha rimesse tutte integralmente al Governo. Siamo in attesa di questo benedetto decreto che sta tardando, perché è chiaramente un decreto molto complesso. Se quelle proposte che abbiamo fatto per l'intera nazione e quindi valgono anche per l'Abruzzo, io credo che sono risposte importanti per il settore specifico. Grazie all'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Mauro Febbo. Da Chieti è tutto, linea che può tornare allo studio, a te Andrea. Grazie Paolo, grazie a te, grazie a Loris Bennato per la parte tecnica. L'Associazione degli Armatori di Pescara annuncia il blocco totale delle attività di pesca e chiede di anticipare il fermo biologico che al largo delle coste abruzzesi è in programma dal 17 agosto al 15 settembre prossimi per limitare i danni economici provocati dall'emergenza coronavirus. La decisione è stata assunta in seguito ad una riunione svoltasi questa mattina. Gli armatori hanno inoltrato richiesta alla Capitaneria di Porto e alla Regione Abruzzo. L'assessore regionale all'agricoltura Emanuele Imprudente ha dato la disponibilità a farsi portatore della richiesta presso il Ministero dell'Agricoltura. Non ci sono le condizioni economiche per lavorare dal momento che non c'è la minima richiesta di pescato, ha detto il presidente degli armatori pescaresi Francesco Scordella. Al tempo stesso risulterebbero impraticabili a bordo delle imbarcazioni le disposizioni del governo volte a garantire la sicurezza degli equipaggi. Scordella ha aggiunto che la marineria pescarese non intende fare alcuna polemica e anzi esprime il
il massimo sostegno agli operatori sanitari che in queste ore sono in prima linea, ma rimarca che anche i lavoratori del mondo della pesca a fine mese devono pagare le bollette e dunque occorrono provvedimenti urgenti a tutela del settore. Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi nel corso del TG6 delle ore 14 ha fatto il punto dell'emergenza nel capoluogo di regione anche rispetto ai lavori che si stanno effettuando nell'ex ospedale del G8 in cui si stanno allestendo 6 posti letto di terapia intensiva e 24 di subintensiva. Vediamo. Questa mattina ho fatto l'ultimo sopralluogo presso il presidio ospedaliero del San Salvatore per verificare l'andamento dei lavori al G8 che diventerà, diciamo, l'ospedale Covid di riferimento territoriale, e devo dire che grazie alla disponibilità delle ditte e alla grande professionalità del personale, di tutto il personale sanitario e al supporto delle istituzioni, i lavori procedono celermente, così come procedono celermente i lavori per realizzare un'area di pre-triage a ridosso del reparto di malattie infettive per consentire i percorsi puliti e non intasare il pronto soccorso, prevenendo anche eventuali casi di contagio. Dall'altro stiamo seguendo dal punto di vista sociale ed economico. Questa è una situazione che genererà una crisi molto importante in un'area già duramente colpita dal terremoto, e per questo che insieme agli altri colleghi sindaci dei capoluoghi di provincia abbiamo scritto una lettera, un appello accorato a tutti i parlamentari abruzzesi affinché si facciano portatori delle istanze di questo territorio doppiamente colpito. Abbiamo dato una prima letta al decreto legge di sostegno all'economia, bene gli ammortizzatori sociali se saranno estesi a tutte le categorie produttive, anche a quelle che non sono chiuse a causa dell'emergenza, ma che comunque risentono della crisi, ivi compreso le imprese edili. A causa dell'emergenza coronavirus, le elezioni amministrative di Chieti e degli altri comuni con ogni probabilità saranno rimandate, così come contenuto in una bozza di decreto che vorrebbe il voto tra ottobre e dicembre di quest'anno. Il primo cittadino uscente di Chieti, Umberto Di Primio, però auspica che la data non sia prorogata. Il servizio di Giuseppe Dintino. Le elezioni amministrative di Chieti rischiano di slittare, così come quelle degli altri comuni previste a breve. La data delle elezioni non era ancora stabilita con certezza, ma si sarebbe dovuto votare tra aprile e giugno. Il sindaco teatino uscente, Umberto Di Primio, però si augura che non ci sarà alcun rinvio. Una cosa che io non voglio, perché amo la mia città, amo il lavoro che ho fatto per 10 anni e certamente non posso auspicare per qualche mese in più da sindaco che ciò possa accadere. Quindi io per davvero spererei che le elezioni si tenessero regolarmente a maggio, uno perché evidentemente il virus lo abbiamo messo all'angolo, e due perché credo che sia la cosa più giusta per la città. Se però l'emergenza coronavirus non dovesse placarsi per tempo, saranno Di Primio e l'attuale giunta comunale a governare Chieti fino a prossime elezioni. La legge prevede che ci sia una proroga delle cariche fino alle successive elezioni, e ovviamente faremo il nostro dovere fino in fondo, come se fossimo al primo giorno della consigliatura. Riunita oggi in conference call, l'assemblea di Lega di Serie B stamani ha deliberato all'unanimità la distribuzione di 20 dispositivi di ventilazione polmonare da donare ad altrettante strutture ospedaliere del paese che saranno indicate dalle 20 società che partecipano al campionato di Serie B. Sempre sul tema coronavirus, nell'auspicio che si possa riprendere al più presto l'attività con la massima garanzia della salute di tutti, ha stabilito di attuare ogni azione possibile per portare a compimento il campionato secondo la formula prevista dal regolamento. Infine l'assemblea ha deciso di concordare una linea comune con l'associazione calciatori per stabilire le modalità di prosecuzione degli allenamenti dopo lo stop previsto in questi giorni.
I campionati potevano essere sospesi prima. Il tecnico del Pescara Nicola Legrottagli ha ribadito stamani un concetto che aveva già espresso più di 10 giorni fa, prima che il contagio da coronavirus raggiungesse questi livelli nel nostro paese. Vediamo. Pescara i box almeno fino a domenica prossima, ma il tecnico Nicola Legrottagli torna a parlare della situazione personale della squadra attraverso la trasmissione di Eleonora Daniele, Storie Italiane su Rai 1, andata in onda questa mattina. Io sono a casa solo a Pescara, ma mio figlio e mia moglie sono a Milano. Noi come professionisti abbiamo dovuto sospendere gli allenamenti fino a domenica, ma non possiamo muoverci dalla città dove lavoriamo, quindi stiamo aspettando altri provvedimenti dalla Lega di Serie B nel nostro caso, e quindi fino a quando non ci danno indicazioni ognuno di noi dovrà rimanere a casa e niente, prendere questo momento come momento, dico sempre, di riflessione e soprattutto anche per fare introspezione dentro ognuno di noi e poi uscire fuori con più forza, con più fiducia che le cose andranno bene, e anche noi professionisti non vediamo l'ora, ecco, di ritornare, perché quando ritorneremo significherà che tutto è passato, che tutto è superato. Legrottagli, già nelle conferenze tenute prima delle ultime partite, aveva lanciato un monito preciso: con quello che sta accadendo per l'emergenza coronavirus sarebbe il caso di fermarsi, per non parlare della protesta di Benevento con le mascherine. Non avevamo dubbi che questo potesse arrivare anche nel nostro mondo, visto tutti i contatti e quello che comunque siamo abituati a fare, cioè a stare con la gente. Quindi era inevitabile che questo potesse arrivare anche nel nostro mondo. L'unica cosa è, forse magari pensandoci prima, avremmo dovuto stoppare qualche giorno prima gli eventi sportivi per evitare tutto questo. Però a oggi ci stiamo muovendo nella maniera giusta, e credo che si sta arrivando a una soluzione perfetta. Poi, man mano, arriveranno gli altri, perché anche in Europa non è che si stiano comportando bene, perché in Champions League c'erano 80.000 persone a Liverpool, e in Spagna anche l'Atletico Madrid ha avuto anche un sacco di seguito, e quindi adesso arriverà anche lì, e quindi ci vuole veramente buon senso. Cosa che sta avvenendo? Tutto il mondo dello sport mondiale, nonostante alcune resistenze, è costretto a fermarsi, a sospendere eventi e tornei, perché ora la partita da vincere è comune e c'è una pandemia da sconfiggere. Così la UEFA rinvia le partite di Coppa della prossima settimana. Sulla scorta di diversi casi di positività che hanno colpito atleti in tutta Europa, dopo quello italiano si fermano anche gli altri maggiori campionati di calcio continentali: Premier League inglese, Bundesliga tedesca, Ligue 1 francese. Cancellato il Gran Premio di Formula 1 in Australia di domenica prossima, stop fino a fine aprile per il tennis, con la cancellazione di alcuni Masters 1000 di prestigio, quali ad esempio Miami e Monte Carlo. Nel ciclismo rinviate Milano-Sanremo e Tirreno Adriatico, e oggi è stato posticipato anche il Giro d'Italia, che non partirà più da Budapest il 9 di maggio. La nuova data si saprà dopo il 3 aprile. In questo contesto c'è anche chi prova a strappare un sorriso, come il difensore del Pescara, Edoardo Masciangelo. C'è carenza di mascherine? Ecco il tutorial del terzino romano per una mascherina fai da te. Per stasera ho pensato di provare a fare un video dove cercherò di darvi una mano. Vorrei dare un piccolo contributo, che poi fatto a mo' di gioco, e farò un tutorial su come si fanno delle mascherine. E quindi, con 3 cazzate, una spillatrice, un paio di forbici, un elastico e uno Scottex resistente, perché più lo è meno passa l'aria, un po' di buona fantasia e di forza volontà, e facciamo una mascherina. E finisce qui la seconda edizione del TG6. Tutti i servizi che avete visto sono disponibili on demand sulla nostra piattaforma YouTube oppure sul sito www.tv6.it. Prossima edizione del nostro notiziario alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.